Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe. Vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e avremo noi l'eredità. E presolo, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Udite queste parabole. I sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla, che lo considerava un profeta. Cari amici, buonasera. La parabola dei vignaioli malvagi che abbiamo ascoltato è forse la prefigurazione più chiara di quello che sta per accadere a Gesù da lì a poco, quando a Gerusalemme affronterà la passione, la morte e la risurrezione. Ma la cosa che più ci colpisce alla lettura di questa parabola, di questo racconto, di questa parabola, è che ognuno di noi si trova nella stessa posizione di questi vignaioli. Infatti, la vigna della nostra stessa esistenza, la vigna della nostra vita, non ce la siamo dati da sola, da soli. E noi ci ritroviamo a vivere in questa vigna, che è la nostra vita, come dei mezzadri che non devono dimenticare mai di essere degli affittuari della vigna, non dei padroni. Dovremmo come recuperare, ecco, lo dico così, la spiritualità della mezzadria. Infatti, questa spiritualità, la spiritualità dell'essere di passaggio, del dover gestire ciò che dovremmo restituire, questa spiritualità così concreta, come così umile, richiede fondamentalmente due cose. La prima: amare la vita come se fosse davvero nostra. Questa è la prima cosa. La spiritualità della mezzadria, del mezzadro, è amare la terra, la vigna, come se fosse la sua. Amiamo la vita come se fosse la nostra. Ma c'è anche una seconda ipotesi. Ricordiamoci che la vita è di qualchedun altro, e a questo qualchedun altro, che si chiama Dio, gliela dobbiamo riconsegnare.
amare la vita come se fosse nostra, avere l'umiltà di ricordarci che la vita è di Dio e a Dio la restituiamo. Solo la memoria di questo realismo sano può davvero ridimensionarci. Ricordarsi che un giorno dovremo morire, memento mori, come dicevano gli antichi, può aiutarci a smettere di vivere come se fossimo eterni, o peggio, come se non dovessimo mai rendere conto a nessuno. Infatti, per quanto possiamo essere intelligenti, scaltri, intrallazzati, ricchi, attrezzati, alla fine, inesorabilmente, moriremo tutti. Il ricco e il povero, il professore, il contadino, l'ignorante e il sapiente, l'uomo e la donna, il laureato e l'incolto, tutti moriremo. Questa è la realtà. Ma possiamo decidere di vivere questa vita non semplicemente in ragione del fatto che prima o poi la dobbiamo lasciare. Dobbiamo decidere di vivere questa vita come un incontro, oppure sarà davvero la fine, come un incontro con il bene, come un incontro con il meglio di me, come un incontro con il meglio degli altri. E così Dio ci visita, mandandoci ora l'uno, ora l'altro, ora il figlio. Ma perché Dio ha mandato il figlio sulla terra? Per ricordarci, appunto, che siamo di passaggio e che la nostra vera patria, come dice l'Apostolo, è nei cieli. Ma la domanda allora in fondo è questo: se Dio ha visitato la nostra vita mandandoci i suoi profeti e da ultimo il suo figlio, che cosa vogliamo farne di queste visite? Cioè, ci vogliamo sbarazzare di Cristo o lo vogliamo accogliere davvero? Quando ti accorgi che nella vita comunque Cristo lo accogli per davvero, ecco, quello che poteva sembrare anche ai tuoi occhi un errore o addirittura uno scarto, pensate, accogliere una persona che vale poco, un povero o uno che considero semplicemente un intralcio, ebbene, ci dice il Vangelo, sappiate che Dio lo usa proprio questa pietra scartata come una pietra angolare per costruire la sua eternità. Buonasera, arrivederci.